Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostro un altro strumento che è l'editing, la possibilità di importare e modificare un oggetto a nostro piacimento. Allora, andiamo prima ad aprire il progetto che sto lavorando. In questo caso stiamo parlando di Davide e Golia. In un progetto, un video precedente, vi ho fatto vedere come funziona lo strumento scultura, dove ho corretto alcuni difetti di questo personaggio. Allora, adesso io voglio andare a importare una fionda. Come si fa? Innanzitutto, con il tasto destro ruotiamo l'immagine nella prospettiva che ci serve, poi andiamo su importa. Lasciamo il flip z y, non so a che serve, comunque lo lasciamo così, appendiamo e andiamo a selezionare l'oggetto che ho scaricato precedentemente da un altro sito. Apri, adesso mi apre una finestra di navigazione, questa al momento non ci serve, la possiamo anche chiudere se nasce la necessità di utilizzarla, cioè di aprire la finestra. Andiamo su visualizza, mostra oggetto browser e lo possiamo utilizzare. Questo serve per passare da un oggetto all'altro, perché importandolo ha separato i due oggetti. Quindi questo qua già ce l'ho selezionato, vado a cliccare su editing, trasforma. A questo punto mi dà ulteriori strumenti in cui posso ruotare, spostare l'immagine, soprattutto la posso anche scalare. Allora, spostiamoci l'oggetto e cominciamo a ruotarlo. Cominciamo a ruotare, ecco qui, ok, e poi lo ruotiamo così. Per la scala andiamo qui, ricordatevi di tenere spuntato scala uniforme, in questo modo tutto quello che decidete per X sarà anche per Y e Z, così non avrete l'oggetto deformato. Gli do in questo caso 0,2, ok, e io vado a spostare l'immagine. Se vedete, io sto tenendo premuto sulle frecce che il verso sta indicando quale sarà ovviamente il verso di spostamento. Quindi il rosso va su e giù, il viola sinistra e destra, e altrettanto il verde. Con il tasto destro ruoto l'immagine per vedere se sto ruotando, sto posizionando bene l'oggetto. Ecco qui. Ok, l'oggetto è posizionato secondo quello che è i miei gusti. Ovviamente non badate tanto al discorso di questo tipo di fionda, perché la fionda che utilizzò Davide non era proprio così. Quella che utilizzò Davide era molto diversa. In pratica, dovrei scalarlo meglio, quindi portiamolo a un 0,15, ecco qui, sì, 0,15, però giusto per avere l'idea, questo tipo di fionda va bene. Ok, se va bene il lavoro che abbiamo svolto, facciamo accetta. Comunque può essere modificata anche un secondo momento, basta ritornare su editing e possiamo trasformare e scalare come abbiamo fatto adesso. A questo punto il video è ultimato e spero di avere altro da spiegarvi in questo programma, magari fra qualche settimana o il mese prossimo. Quindi vi raccomando, lasciate un like e condividete questo video con i vostri amici, e mi raccomando, iscrivetevi, devo raggiungere almeno 10.000 iscritti. Buona giornata a tutti.